Grazie, signor Conte. Sono col filtro? No. Allora dammene due. Due, ecco. Ecco. Ci sediamo qui? Sì. Cameriere? Brigati che c'è il signor Conte. No, un po' di sole qui in via Veneto fa sempre bene. Vuole accendere, signor Conte? No, me le fumo dopo il cappuccino. Grazie, signor Conte. Durante le mie vacanze farò tesoro delle sue lezioni. Hai già scelto il posto dove passare il Capodanno? A Capracotta. A Capracotta? Mai sentito nominare? È il paese da nonno, signor Conte. È un paese turistico. Alta montagna. Bello, eh? Lo chiamano la piccola cortina degli Abruzzi. Sara, ma questo nome è Capracotta? Beh, certo, viene da Capra. C'è Capracotta e Caprarola. Sono paesi di caprai. Però, signor Conte, vi assicuro che è una vera cortina in miniatura. Tu hai mai visto cortina? No. E allora perché dai dei giudizi? Prima vedi e poi dai dei giudizi, senti a me. Scusi, ha ragione, signor Conte. A me piacerebbe molto viaggiare, conoscere gente più elevata di me. Ma lei sa la mentalità di mio zio? È tranviere e mi manda a Capracotta. Ma se tu vai in un altro posto, tuo zio ti controlla? No. Tu hai qualche soldarello in banca? Sì. Quanto? Un centone, due centoni? E allora vai a Cortina. A Cortina? Ma hai il passaporto? Sì. Allora fai così. Tu passi il Capodanno a Cortina e per l'Epifania ti fai una puntatina a Chamonix. Signor Conte, lei mi parla di Chamonix. Mi sembra come un sogno a me. Ma benedetto figliolo, se tu vuoi vedere un minimo di mondo, non puoi mancare di fare una puntatina a Chamonix. Una puntatina a Chamonix? Faccia, signor Conte, non mi induca in...